Partito Democratico si ricompatta quando si tratta di eleggere la più alta carica dello Stato, il Presidente della Repubblica, e poi però rischia di litigare invece sulle istituzioni e le cariche locali o regionali, come nel caso della Campania. Di questo parliamo e saluto e ringrazio Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno, o forse no, nel senso che ultimamente sono un po' confuso, De Luca. Beh, ha ragione di essere confuso, sono confuso anche io, per la verità. Devo dire che ascoltando il servizio e mettendomi nei panni di un cittadino normale, si sarebbe avuta la sensazione di un gemello di Al Capone. In realtà si tratta di questo. Ricevo una condanna per abuso d'ufficio per aver utilizzato 8 anni fa l'espressione project manager anziché coordinatore di un gruppo di lavoro. Questa è la condanna per abuso di atto d'ufficio. Dall'Accademia della Crusca doveva arrivarle più tardi. E l'uso di questa espressione è stato, come dire, è avvenuto 8 anni fa quando ero commissario di governo per realizzare un termovalorizzatore. Anziché avere una medaglia al valore per essermi assunto la responsabilità di dare una mano a uscire dalla tragedia, dal disastro dei rifiuti, abbiamo dopo 8 anni questa vicenda assolutamente sconcertante. Dopo approfondiamo questo tema. Altrettanto sconcertante è la vicenda ultima. Decado perché un anno fa, la materia del contendere c'è stata un anno fa, quindi credo che in qualunque paese normale si sarebbe andato avanti. Ma fino a un anno fa avevo l'incarico di viceministro e tuttavia anche qui, siccome abbiamo una legislazione italiana che è penosa, ero viceministro ma non avevo deleghe operative, quindi nella mia versione non ero messo in condizione di lavorare, quindi non c'era nessun doppio incarico. E dunque siamo davanti alla Cassazione per dirimere la questione. Conclusione, siamo nel paese nel quale chi cerca di assumersi responsabilità e di fare qualcosa e di aprire cantieri e di trasformare la realtà si trova a vivere un autentico calvario. Questo è il paese nel quale stanno bene solo, come dico io, due categorie di persone, i ladri e i tangentisti, e quelli che non fanno assolutamente niente e non si assumono responsabilità.